c'è anche un lato nascosto. Quel lato nascosto è il lato che fa sì che il seme diventi un fiore. Questo lato nascosto sta nascosto, non vuole essere visto. Allora cosa devo fare io? Cosa posso fare di importante? Ricordarmi che quando dico ho un problema, la superficie sta prendendo il sopravvento, perché il problema è sempre identificato dalla superficie. Mio figlio che non si comporta bene, mio marito che non mi capisce, oppure che mi tratta male. No, tu sposta lo sguardo, no? Sul buio. Come dire, dai, guidami tu. Non so chi è quel tu a cui mi rivolgo. Dai, pensaci tu, no? In modo che io esca dalla superficie, perché sai cosa succede, Nicoletta? Che se vivi nella superficie, vivi nella somiglianza. Diventi un animale in gabbia. Vivendo nella superficie, dopo un po', non ti sembra di aver più nessun talento. Allora, sai cosa vuol dire vivere nella superficie? Che sei come un pesce fuor d'acqua. I pesci fuor d'acqua muoiono. Questo è il problema. Molti dei nostri problemi, dei nostri disagi, sono legati al fatto che siamo sulla circonferenza, non sul centro. Allora, cosa puoi fare di importante? Smettila di dirti che hai un problema per prima cosa. I problemi non esistono. Perché il problema si affaccia. Ho un problema con mio marito. Bene, si affaccia adesso, lo guardo. Intanto guardo il disagio che provo. Perché spesso il profondo, il seme, ti chiama attraverso il disagio. Sta dicendo: Nicoletta, 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 smettila di occuparti di cose inutili. Ricordati che c'è qualcosa dentro di te che sa dove andare. Ecco perché bisogna ogni tanto svuotare la mente. Qualcosa dentro di te sa dove andare, come sa farti venire il ciclo mestruale, sa quando farlo venire, ti fa crescere i capelli. Questo qualcosa ha scelto quel volto lì, non un altro, quel volto lì. Mi ha scritto un signore, no, per dirmi, no, e l'ho portato sul manuale di autoguarigione. E vede, dottore, io faccio un lavoro di commercialista, no? E però il mio sogno era diventare un regista, no? Però io continuo a sognare di diventare un regista, ma continuo a fare il commercialista. Il mio sogno non si è realizzato. Mi fa quindi la mia vita è fallita. No, 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 non ragionare così. Così ragiona in modo massificante il mondo. No, no. Il commercialista aveva bisogno per l'anima di sognare il regista. Lui che sul set, che incomincia a immaginare una scena, poi un'altra ancora. Il cervello non ti ha detto di cambiare lavoro. Ti ha mandato un sogno perché tu, recitando il regista dentro di te, completi l'uomo dei conti. Noi non dobbiamo cambiare, ma completare e soprattutto non pensare, non desiderare che i sogni si avverino, ma sogna. È molto sbagliato dire il mio sogno è questo, non si avvera, ho sbagliato. No, il mio sogno è questo e questo sogno ha un senso che io non so. Allora, se tu vivi due parti, non una sola, la donna che sogna e la donna che vive la vita di tutti i giorni, tu completi il processo, l'energia sottile e l'energia più pesante della vita si uniscono. E allora tutti i miracoli sono possibili. Ti cito il caso di una mia paziente. Dottore, dopo tanti anni, dopo averlo inseguito per tanti anni, finalmente lui si è separato da sua moglie e adesso viviamo insieme. Il mio sogno si è realizzato. E io le dissi questo. La signora venne da me 8 mesi fa. Mi ha detto, guardi che quando i sogni si realizzano è un momento molto pericoloso, molto pericoloso. Perché l'anima attraverso il sogno cercava un'energia, chiudendo il lato sognante, pensando che sei diventato soltanto realtà, t'ammali. E così è stato. Questo uomo che era l'uomo dei suoi sogni, l'uomo della sua vita, standoci insieme gli piaceva sempre meno. Lo trovava molto banale. Mentre quando lo frequentava andava a letto. C'erano scintille, adesso c'era il gelo, lo desiderava sempre meno, fino a che è incominciata la depressione. Mai, mai cercare che i sogni si realizzano, perché i sogni si realizzano senza sforzo. Tu sogni, per esempio, tu sogni di diventare una scrittrice, bene, sognalo, e poi non pensarci più. Se dovrai fare la scrittrice, l'anima ti porterà a farlo. Se invece tu continui a pensare alla scrittrice che devi diventare, tu incominci il tormento, sogna e basta. I sogni, siccome noi siamo divisi in due, di notte sogniamo e durante il giorno viviamo, ecco, porti il regno del sogno nel giorno e lascialo lì. Guarda, quello che tu dici è così vero che occupa, secondo le statistiche, secondo i sondaggi, una persona su cinque questo tema. La mia vita è così, mi sono capitate delle cose. Non ho più entusiasmo, non ho più voglia di fare cose nuove, sono un fallimento. Ma arrivano a me a Rizza spesso delle mail di questo tipo, no? Che dicono: non so neanche cosa voglio, sono scontenta.
non ho interessi. In questo caso la cosa importante è arrendersi, è molto importante. Vedi, se torniamo a quel ragionamento, il seme del limone messo nel buio della terra, senza saperlo, fa i fiori, fra quei fiori profumati, strepitosi, come il ciliegio, no? Certo. Non gliel'ha insegnato nessuno. Allora la tua scontentezza è la lontananza dalla tua semenza, dal tuo sé, avrebbero detto i grandi psicanalisti di un tempo. Ti stai allontanando senza saperlo perché sei stato catturato nello sguardo dai progetti. Mia sorella, per esempio, ce l'ha fatta a dirigere l'azienda, io no, non c'entra. No? Il mio amico ha tantissime storie, io no. Togli il progetto dalla mente, togli il giudizio, togli la critica, affidati al disagio, non dirti più come devi essere, perché le persone che hanno conflitti spesso hanno un'idea fissa, statica, rigida del loro successo, del risultato da raggiungere. Noi siamo fatti di due lati, uno che deve adattarsi alla realtà, sì, no? Perché qualsiasi pianta dove la pianti, certo, deve essere piantata in un terreno in cui può fiorire. Io ho una casa al mare dove c'era un melograno che era piccolino, non cresceva. Allora un giorno gli ho detto al giardiniere: scusi, ma come mai sta pianta? Dottore, la spostiamo, la spostate di un metro. Sì. Fa dei frutti, dei fiori, un metro. No? Mi viene in mente, per parlare di sport, no? Pirlo, uno dei più grandi giocatori che ha avuto il mondo, quando era all'Inter non era esploso. Al Milan Ancelotti l'ha spostato di 15 metri in campo. È diventato uno dei più grandi del mondo. Quindi sei nel posto giusto? Sì, sei nel posto giusto, ma posizionati meglio. Dirti che hai sbagliato, che non ce l'hai fatto, autocriticarti non cambia la partita. Non serve. Anzi, Gurdjieff, che è stato un grandissimo saggio, diceva che nella vita il più grande peccato, sai qual è, Nicoletta? No, vediamo se l'ho fatto. Il più grande peccato che purtroppo facciamo tutti è fare cose inutili, cose non necessarie. Bestiale, eh? Quante cose inutili facciamo? Penso, ma io ti aggiungo, no? L'ho scritto anche su Lizza di questo mese, quanti pensieri inutili abbiamo? Vorrei recuperare il mio amore 10 anni fa, ma 10 anni non c'è più. E questo lavoro, però, se lo faccio, non c'è più. Allora, prova un attimo a dirti: io non ho un progetto per me, non ho una direzione da prendere. Io sto qui con me così come sono. Allora il tuo terreno interiore non viene più riempito da autocritiche. Certo. Sono indeciso, bene, accolgo l'indecisione, sono insicuro, accolgo l'insicurezza. Jung, quando compie 80 anni, forse la più grande coscienza che ha avuto il Novecento, la sua allieva prediletta, Anna Iaffè, gli domanda: professore, ma dov'è che ci arriva a 80 anni? Sai cosa risponde? Vedi, cara Anna, non ho un parere da dare su di me. Non so se valgo o se non valgo, francamente. Ma in questo stato interiore dove non ho niente da dirmi, io sono nella casa del mondo. Ecco, se tu non hai niente da dirti, questo dobbiamo insegnare, imparare a non dirsi niente. Allora l'essenza scende in campo. Scende in campo in un modo che tu neanche ti aspetti. Sai quando io so che un paziente sta meglio? No. Quando viene in studio e mi dice: ma sa, dottore, che ho visto, ma sa che non ci avevo mai fatto caso, quella pianta lì, la magnolia, l'ho vista piena di fiori bianchi, pazzesco, ma c'era sempre stata, non l'avevo mai notata. Vuol dire che il suo sguardo è uscito da se stesso. Lo sguardo è uscito da se stesso. E come dicevamo prima, quella signora, no? Signora, lei in che fase è del ciclo? Anziché pensare al problema del suo marito, pensi in che fase è del ciclo? Sono nell'ovulazione. Bene, l'ovulazione vuol dire che ci sono energie a cui lei non sta badando. Perché quando c'è l'ovulazione non ti metti a scrivere, a disegnare, a dipingere, che sei nella massima creatività che esiste, anziché pensare al problema con tuo marito, che è lo stesso da 15 anni? Ma sai perché è lo stesso problema da 15 anni quello con tuo marito? Perché sei vecchia nella testa, perché il cervello ogni minuto è nuovo. Come può un problema restare 15 anni? Se tu guardi sempre il problema, continui a ricrearlo, liberati dal problema, fai altro, come dicevano gli antichi taoisti. Allora incomincia a nascere una nuova donna, la Nicoletta, che è altro da ciò che fa. È altro da ciò che fa. Sai cosa succede? Nascono nuove energie. Novalis diceva che il chicco di grano
e questi sono i grandi, il chicco di grano immesso nella terra, coperta dalla neve nel freddo, che più freddo non si può, sogna la spiga che verrà. Magnifico. E per questo la fa. Ma questo mi piace un sacco. Tu sogna, senza aspettarti il risultato, sogna senza aspettarti il risultato. Questo modificherà il cervello profondamente, perché porterai l'energia del sogno, che è l'energia eterna del senza tempo. I sogni non sappiamo quanto durano, un secondo ci sembra un anno, no? È vero. Ma i sogni noi li condividiamo o li teniamo per noi? Per noi. Mai. Per noi. Mai condividerli. Mai condividerli. I greci, quando si incontravano, non dicevano come stai, dicevano cosa hai sognato. Il sogno ti ha detto qualcosa per me? Ti ha parlato di me il sogno? Perché si aspettavano che i sogni dicessero cose che la vita reale non può dire, perché è così. Dottore, guardi, io ero in macchina e dovevo fare in fretta, questo business dovevo farlo a tutti i costi. E fra me pensavo, ma hai preso un aereo, sei appena sceso, ti metti in macchina, sei stravolto, no? Non pensi che puoi anche avere un incidente? Fra me e me pensavo mentre lui me lo raccontava. E cosa ti cambiava un business in più, tu che sei ricchissimo? Io pensavo dentro di me tutto questo. Ma dottore, senza accorgermi, un colpo di sonno ho sfiorato il guardrail, la macchina ha fatto tre testa a coda, no? Capottato, macchina distrutta, sono uscito, sì, con qualche piccolo trauma, ma niente di più. Mamma mia, che sogno. La notte arriva un sogno. La notte arriva un sogno. Diamogli il nome, Carlo. C'è un'entità misteriosa dietro di lui che sembrava aspettarlo. Ho capito che quella era la morte, no? E gli ho detto, ma perché non mi hai preso? Lei non mi ha risposto, ma io ho capito, perché ho altre cose da fare. Altre cose da fare. Nessuno è nato solo per fare il business. Nessuno. Noi siamo nati perché con una capacità ne abbiamo anche altre. Quindi quell'entità gli ha fatto capire che c'era altro da fare, e così è stato, è cambiata la sua vita. Capisci? Un sogno gli ha cambiato la vita. E anche gli incubi che tutti temono, ne parlo spesso sui nostri giornali, sì. Gli incubi che tutti temono, dottore, ero chiuso nella stanza, a un certo punto la porta si apre, no? Allora sa cosa ha fatto? Ho preso il comò e gliel'ho messo contro, ma la porta si apriva lo stesso, ho spostato il letto, tutti i comodini, li mettevo uno sopra l'altro, ma la porta si apriva lo stesso, di più mi sono svegliato in preda al panico. Ma perché non pensi che puoi ragionare così? Dire c'è un ladro, un assassino, un mostro che mi vuole assalire. Mm-hmm. Oppure dire guarda che tutte le tue difese, tutto questo controllarti, tutto questo recintarti, guarda che c'è qualcosa che vuole entrare. Ecco cosa sono i disagi, energia che vuole entrare. Questo sono i disagi, sono energie che vogliono entrare. L'ansia, la paura, la tristezza sono energie che vogliono entrare dentro di te. Perché? Perché ti sei confinato. Quando hai l'ansia, quando hai paure, quando hai il panico, quando sei triste, chiediti, ma io mi sono confinato? Ed è questo.